I comuni sanno bene e hanno apprezzato il fatto che non ci sono tagli in questa finanziaria ed è la prima volta da anni che succede che nella legge di stabilità non c'è taglio lineare ai comuni, quindi questo è un punto che va conteggiato. Secondo luogo, noi abbiamo detto che a parità di saldi la possibilità per migliorare la legge di stabilità c'è. Quindi se insieme ai comuni si trovano nuove risorse, nulla impedisce che vengano dedicate alla legge di stabilità sulla parte che riguarda la service tax. Ricordo anche che c'è anche 1 miliardo per allentamento del patto di stabilità, quindi ai comuni vanno 2 miliardi, uno sulla service tax e uno sul patto di stabilità, tema molto sentito dai comuni sul quale finalmente ci siamo mossi come governo.